Andrea, devi raccontarci un po' di lei. Innanzitutto sono una persona timida, riservata, un po' introversa. Ho avuto una vita un po' travagliata, ho fatto un abuso d'alcol da giovane, durato per parecchi anni, con causa dei miei errori, ma non unica causa comunque. Evidentemente c'era qualcosa di represso già dentro di me da ragazzino, da bambino, qualche problematica a me sconosciuta, diciamo. Non per giustificare male azioni, ma semplicemente perché i miei errori hanno portato più danno, forse psicologico che fisico. Io purtroppo, per quello che ho detto poc'anzi, ho avuto sempre dei problemi sul mantenimento dell'istinto rabbioso e aggressivo, no? Ho vissuto comunque una vita normale perché ho lavorato, ho sempre lavorato, ho fatto esperienze, mi sono divertito come tutti gli altri giovani all'epoca, poi è nata la prima figlia, è cominciata a cambiare un po' la testa, perché da che facevo certe cose ho smesso di fare certe cose e poi mi sono sposato. Sono stato mollato. Sì, ho avuto una vita un po' travagliata, però direi anche tutto sommato normale, perché non è che io tutti i giorni facessi danni o cose del genere. Certo, che tipo di attività ricreative e di reinserimento svolgete voi in carcere, e se pensa che siano utili? Io personalmente faccio teatro. È la seconda volta che partecipo al laboratorio di teatro. Ho già partecipato a uno spettacolo al Teatro degli Pavidi a Sarzana a settembre. Adesso sto partecipando a un cortometraggio, un qualcosa che mi aiuta a mettermi in gioco e a tirare fuori qualcosa di diverso di me. Cosa pensa invece del progetto di recupero degli uomini maltrattati in corso, e che in corso presso questo carcere, e che è a cura della psicologa e della psicoterapeuta e della criminologa? Degli uomini maltrattanti? Sì. Ah, no, perché mi hai detto Ah, maltrattati. ok, sì. Penso che sia un'ottima idea, un'ottima iniziativa. Quando mi è stato chiesto se volevo parteciparvi, non ho battuto ciglio, ho detto sì. Penso che tutto parta sempre da problemi irrisolti o comunque da persone che non sono coscienti di problematiche che possono avere. Io, ad esempio, ho avuto molto modo di pensare in questi anni, sono 7 anni che penso, che ho modo di pensare. E ho preso consapevolezza di quali sono state, ad esempio, le mie problematiche, del perché possa avere in certe occasioni avuto delle reazioni, no? Sicuramente la poca stima di me stesso, parlando già dall'adolescenza. Per farti un esempio, notavo diversità tra me e i miei amici. A loro li vedevo belli, no? Statuari, già fisicati, e in magazzini comunque delle situazioni che sono inconsce. Poi dopo avevo capito che ero come loro, però sono cose che ti rimangono poi dentro e ti cambiano, soprattutto nell'adolescenza. Prima o poi sono cose che saltano fuori. A me determinati problemi mi sono saltati fuori nei momenti in cui magari ero bevuto. Quello che penso sugli uomini maltrattanti è che anzitutto debbano riuscire a guardarsi un po' dentro, capire se c'è qualcosa che non va dentro di loro, in modo tale da potersi far dare una mano da chi di dovere. C'è tanta campagna, giustamente, nei confronti delle donne. Io posso dire anche per esperienza personale di essere stato maltrattato dalla mia compagna, aver preso botte Certo. malamente con catene in testa e cose varie.
Quindi sicuramente ci va un lavoro di introspettiva da parte dell'uomo da solo per capire che cos'è che non va. Bisogna anche avere il coraggio a volte di guardarsi dentro, è Bisogna avere difficile. il coraggio di essere sinceri con se stessi. Devi comunque avere il coraggio di dire questa è una cosa che non va bene, devo migliorare su questo. Quindi bisogno di aiuto, non me lo sono mai negato. Dal primo giorno che sono entrato in carcere mi sono sempre esposto con psicologi, quindi sono 7 anni che bene o male parlo, riparlo, penso, ripenso e mi ha aiutato moltissimo perché ho preso consapevolezza degli errori che ho fatto. Sono sicuro che non li farò mai più. Come pensa che debba essere la relazione tra uomo e donna? Sicuramente paritaria, bisogna un po' uscire dal cliché, no? Dell'uomo con i pantaloni, no? È la donna con la gonna. Deve essere rispettosa ovviamente da entrambe le parti, stessi diritti, stessi doveri e il rispetto, rispettarsi come giusto che sia, come naturale che sia. Secondo lei, quale sarebbe un buon metodo di prevenzione dalla violenza? Sensibilizzare l'opinione pubblica, sicuramente. Più velocità da parte delle istituzioni, sicuramente creare più associazioni possibili, perché magari ci sono tanti luoghi dove non esistono neanche associazioni dove ci si può rivolgere in caso di problema da parte di una donna. Anche cose più pubbliche tipo questa. Certo, più comunicazione. Più comunicazione, sì. Trova funzionale al suo rientro nella libera società la partecipazione a un progetto di riabilitazione? Sì, diciamo di sì. Per me sarebbe soltanto un continuare sulla strada che ho preso ormai 7 anni fa. Sai, Hai accettato questa intervista? siamo in galera. Certe situazioni non sono viste bene e quindi perché ho bisogno di tirarlo fuori, anche se sono passati anni, perché sono cose vecchissime, continua a esserci nella mia mente. Io ho capito le modalità in cui ho sbagliato, i perché mi hanno dato l'impulso negativo in quei momenti e ho capito che si può dialogare fino all'ultimo, fino allo stremo. Quando non c'è proprio il punto di incontro, assolutamente, è bene piuttosto alzarsi dalla sedia, andare a lungomare, farsi una bella passeggiata, riflettere, avere il coraggio di riflettere, di guardarsi un attimo dentro, vai ad abbassare, no, la carica negativa che hai dentro. Volevo soltanto una postilla, buttarla un attimo sull'alcol. Siete giovani, divertitevi, andate al pub, andate alla discoteca, ma ricordatevi che l'alcol è un cattivo maestro, perché quando sei bevuto sei disinibito, è quello che ti fa divertire, ti fa stare bene, ti fa sentire diverso, ti fa sentire meglio, ti fa sentire sicuro. La mattina però quando ti svegli sei tu, sei solo tu. Bevete, come si dice anche in pubblicità, con moderazione. Soprattutto se siete bevuti e c'è un qualche problema, girate le spalle perché non c'è niente di codardia, non è una codardia. Girate le spalle e allontanatevi dal problema. E poi fatevi le vostre belle scene anche col vostro litro di vino, ma per divertirvi e basta. Che non diventi un uso costante. La ringraziamo per aver accettato questa intervista. È stato un piacere. Come hai trovato il coraggio di entrare in comunità? Allora, innanzitutto mi hanno allontanato la bambina e allontanandomela, io ho scelto di venire qua dentro apposta per riprendermi mia figlia e per stare accanto a lei. E consiglierebbe a una persona che ha vissuto la sua situazione di recarsi qui per farsi aiutare? Sì,
Sì, perché qua ti aiutano tantissimo, ti rinasci completamente, ti danno una mano sia psicologica che psichiatrica e se hai bisogno, e sì, lo consiglierei a tutto il mondo. E cosa ha provato stando qui con sua figlia o i suoi figli? Cioè loro come l'hanno vissuta? Vivere l'ho vissuta finalmente, avevo di nuovo mia figlia perché ho sofferto tanto e come si dice, non ho avuto problemi, mi sono, anche perché qua ti fanno sentire a tuo agio, cioè se hai bisogno loro sono, ci sono H24 e non sei mai da sola, ti danno una mano con la bambina, se hai bisogno ti danno una mano a te. Io ti ringrazio di aver risposto a queste domande e speriamo sia me che la mia classe di potervi aiutare diffondendo questo progetto e che finisca tutto questo, ecco.